L'edilizia, un comparto da sempre in crisi, a un certo punto ha visto la luce, ma questa luce adesso sta nuovamente affievolendosi. E questa luce in questo momento non si vede, non si intravede una soluzione per far sì che possa ripartire il sistema edilizio in Italia, che vede la presenza di professionisti, impiantisti, serramentisti, cioè aziende di produzione. In questo momento abbiamo aziende che hanno crediti incagliati, questi crediti non si riesce a trovare una soluzione, tenuto conto che sono state continuamente modificate quello che erano, e dall'altro lato sia le banche e sia anche in particolare la Cassa Depositi e Prestiti, nel momento in cui hanno chiuso i rubinetti, le imprese si sono trovate con i crediti nei cassetti fiscali, e mi permetto di dire forse oggi hanno difficoltà a poter pagare non soltanto le forniture, non soltanto i lavoratori, ma col rischio di non poter completare più questi lavori. Parliamo di super bonus. Certo, il problema è il super bonus, ma anche i bonus minori, il problema rimane tale. Quindi noi chiediamo in maniera accorata al governo nazionale di trovare nei tavoli di concertazione con le organizzazioni datoriale, sindacale, col sistema bancario, di trovare quelle soluzioni che ci metta al sistema paese di ripartire, di continuare a creare sviluppo ed occupazione. Per concludere, il rischio occupazionale sia dal punto di vista imprenditoriale che dal punto di vista di manovalanza vera e propria riguarda ben 50.000 imprese, 900.000 lavoratori, riguarda i professionisti, ingegneri, architetti che hanno creduto in queste misure, che hanno continuato ad operare nel rispetto delle norme, e a causa di questi blocchi rischiano di fallire. Ecco, questo è il problema che abbiamo davanti.